90 all'ora con Peter. La storia della musica dance anni 90. Rigorosamente in vinile. Siamo tornati, penultima parte di 90 all'ora, la facciamo un po' più breve perché poc'anzi ci siamo un po' dilungati. Alla grandissima. Quando ascolti che robe che ti piacciono. Sì, però in regia hanno detto per Andrea Belli. Questo ed altro. Sono ragazzi, contento, grazie. Andrea Belli from 105 and the Club. Quest'oggi ospite 90 all'ora. Qui siamo nel 2003. 2003 preciso. Moda. Moda Records, l'etichetta di Andrea Corelli. Dove c'era anche quel periodo Gimme Fantasy, Gianni Coletti. Bravo. C'era anche Tweet, Boogie Tonight, te lo Boogie ricordi? Tonight, T&F versus Molto Sugo Remix. Senti questa bella voce. E chi è che canta? Guarda, non me lo ricordo. Salutiamo la cantante. Ciao cantante, non mi ricordo, non ci si può ricordare tutto. Per gli insulti ricordati di andare sul sito. Ascolta In The Club comunque. Dammi la copertina, magari c'è scritto. Il gruppo si chiama Black Velvet con Perfect Harmony, ma queste copertine sono molto minimali. Eh beh, dai. Non si poteva scrivere tutto. Allora, raccontiamo un po' il periodo musicale di quel periodo. Siamo a cavallo tra il 2002 e il 2003 e al numero uno c'è Smiling People, un disco fatto dall'amicone di DJ Herbie che si chiama Mazzoli. Sì, è vero, Herbie Atomico. Esatto, che molti pensavano che fosse invece il Mazzoli di 105. No, non è così. Smiling People e ha le stesse sonorità che ricordano molto Smiling People. Sì, vabbè, devi dire, bisogna dire che non è lui che ha copiato da noi, ma noi che abbiamo un po' seguito la sua onda. Io non lo posso dire. Io lo dico. Perché tu eri in studio, tu sai quando l'hai fatto. Sì. Però io, diciamo, faccio il link al disco conosciuto. Giusto. Parlando di dischi conosciuti e sapendo già cosa mettere dopo, dobbiamo fare un piccolo remake di quel periodo. Allora, 2002. Gambarelli sulla base di Make the World Go Round di Sandy B, l'originale quello lì fa cantare Master at Work e nasce Pussy Dub Foundation. La fanno ricantare poi a Sandy Chambers e da lì nasce un altro disco molto simile ma con il sax di Lauren Wolf che si chiamava Afro Dynamic, che era un disco proprio strumentale, però era il primo disco tribalone. Quindi aveva le sonorità italiane di Gambarelli e Sandy B e poi aveva ovviamente questo sax. Poi cosa è uscito in Italia? Dal zio qui cosa ha fatto? Si chiama Round the Desk. Princess Vanessa. Tribute to all DJs in the world. Ho studiato bene. Hai studiato molto bene, ti sei applicato. Hai un 9,5 in pagella. Olè. Perché ho detto del sax? C'è anche la data, vedi? 20 marzo 2004. E qua poi c'è tutta la spilza dei nomi di DJ famosi. La cantante è la figlia di un nostro amico, tra l'altro. Chi è? Si chiama Princess Vanessa. Ehi, Vanessa. Salutiamo Gianni, ciao. Tua figlia sicuramente avrà 40 anni adesso. Poi come l'ha chiamata la versione cantata Lauren Wolf francese, la versione cantata di Afro Dynamic si chiamava Saxo. È vero. Hey DJ, can you play the record because of this? Because of this? Facciamo vedere quando in radio arrivavano i promo. I promo, ecco. La 4, fatto al computer. A 4, preciso, eh. E non dovevi perderlo, eh.
E questo è il follow up di Around the Decks, Death Record, 20 marzo 2004, girato il giro del sax. Era un bel periodo, eh? E tribaloni col sax. Poi quando i 2000 hanno sentito Jubel, che scoperta il sax. Ma sono del 2000, dai. Ragazzi. Death Records. Sì, va avanti, 90 all'ora. Vuoi bere qualcosa? Sì, beviamo, beviamo volentieri, dai. J-Beat. Si continua con lo pseudonimo J-Beat. Qua eravamo diventati molto più clubettoni, meno commerciali. Un po' influenza la Martin Solveig. Don't You Want Me? Don't You Want Me? Sì, avrò ripreso un attimo, mescolato. Don't You Want Me? Un terzo di Don't You Want Me, due terzi di chitarra. Don't You Want Me? Ma in quel periodo c'erano molti remake anni 80, per esempio Astro Boys, avevamo preso The Night. E hanno preso anche altri dischi. Quindi c'era questo, diciamo, minestrone house dove c'erano gli anni 80 come base, tipo Walk Night. Mi ricorda molto questa copertina paperissima quando sbagliavano quando sbagliavano i titoli. Infatti c'è una X perché mi sono arrabbiato e l'ho cancellata. Avevano sbagliato a scrivere il nome. Era successo anche per Jovanotti. Jovanotti era Joe Panotti. Comunque siamo qua nel tribale. Funk Africa. Secondo me reggono ancora in questo periodo questi dischi, sai? Nei club. Molto bello, molto cicoso. Un po' figli house. Sono alla fine dei viaggioni, no? Uno li sente, li balla in discoteca. Real Power. Real Power è un link perché poi Lauren Wolf aveva fatto anche Kalinda sulla stessa etichetta, quindi ristampa ovviamente italiana, su Real Power, e si chiamava Rhythm Dynamic o Dynamic. Qua diventa un po' più elettronico. Sempre l'etichetta, la Real Power di Giuliano Saglia. Qua suono proprio clubettoni, dai. Roba da club, no da radio. In quel periodo si facevano tante serate in discoteca, non è come adesso. Si girava veramente tanto, quindi riuscivi anche a suonare questa musica qua, oltre che la commerciale che dovevamo suonare, perché 105 è sempre stata una radio commerciale. Vabbè, normale. Però a fine serata questo disco ci stava tantissimo. Ci stava tantissimo. Te lo ricordi l'originale? Anni 80? Capricorn. Simonetti Meo. Io ho sentito per un attimo You Got No, sembrava Cappella. Ti ricordi You Got No? Sì, ma non era quello. Questo è un pezzo, l'originale è un pezzo degli anni 80.
74 credo. Ma ancora non ci hai raccontato perché ti facevi chiamare Belli Capelli negli anni 90? Avevi capellone come Albertino, come Fiorello? No, assolutamente no. È stato un soprannome che mi ha affibbiato Alex Peroni. Ah. Ciao Alex, maledetto te. Però è andato avanti per tanto tempo. Praticamente, un po' perché me li tagliavo molto corti, più di adesso, erano proprio rasati, avevo i capelli un po' tipo alla Grace Jones, molto okay, alti qua e squadrati. Allora, Belli Capelli. E Belli De Luca, che ti fa ricordare Belli De Luca? Belli De Luca è il nostro grosso team di produzione. Oh! Su Nightlight. Nightlight Records. Sì, è l'etichetta di Moroldo, la Do It Yourself. Do It Yourself. È una sub-label. E qua nel 2005 abbiamo detto, bah, rispolveriamo il nostro The World Is Grease. È venuto fuori la versione 2005. A 90 all'ora quest'oggi Andrea Belli from 105 in the club, ospite con noi. Comunque ci fa molto onore avere The World is Grease praticamente dentro la composizione di Grease, e quindi abbiamo firmato insieme a Barry Gibb noi. Quindi The World is Grease, c'è Barry Gibb più noi. Questo è un motivo d'orgoglio, no? No, poi perché fatto, è stato autorizzato proprio. Fatto proprio bene, mi piace. Siamo qui nel 2005. Abbiamo fatto un bel viaggio con Andrea Belli quest'oggi. Abbiamo un altro disco, credo che sia tra il 2006 e il 2007 questo, il prossimo. Perché io non guardo più che altro le produzioni, ma guardo le case discografiche, le etichette. La Tambur. Esatto, in quel periodo su questa etichetta c'era il disco di Fargetta che si chiamava Get Far, era il suo AKA, con la voce mitica di Sagi Ray, è Shining Star numero uno mondiale. Quindi quando ho visto subito questa etichetta mi ha ricordato quel discone. Lo presenti tu? No, no. C'ho anche la copertina. Sempre lei, sempre la ragazza, la vediamo adesso, è sempre Vanessa lei. This is my list. I have my mobile. Solo membri, perché, ma nel senso che era, bisognava essere solo membri del gruppo. My first time. Come vedete c'ha un piercing. Esatto, sulla lingua. Papà era molto contento. Questa parla dell'esperienza della sua prima notte in discoteca, la sua prima volta. Era un po' come Gala quando voleva entrare. Bravo. Everyone has inside. Qua vedi, più funkettone, più... Che bel viaggio, ragazzi. Grazie veramente ad Andrea che adesso... Nella prossima parte dove faremo i saluti ci farà sentire invece nel 2020. Che cosa succederà? Cosa sta succedendo? Siete curiosi? E allora state con noi. '90 all'ora con Peter su RMC 101. Ogni domenica dalle 18.30. In collegamento da Vienna, la storia della musica dance, rigorosamente in vinile. '90 all'ora. Siamo tornati, ultima parte di 90 all'ora, ci sono i saluti, ma prima dobbiamo parlare del 2020 e del futuro di Andrea Belli, che è stato oggi ospite con noi a 90 all'ora.
Cosa parliamo? Quindi i prossimi dischi che ci fai ascoltare? Guarda, sono due produzioni recenti, perché comunque sì, stiamo facendo un salto di tanti tanti anni. Però secondo me la musica, quella che rimane impressa, è quella un po' commerciale, che ha un... te la ricordi un po', riesci a cantare il ritornello, riesci a ricordarti tutto. Quindi tendenzialmente a me non è cambiato nulla, io ho sempre fatto quello che mi piaceva fare in quel momento, senza seguire troppo. Sentivo un'ispirazione, diciamo, ah sì dai, proviamo a arrangiarla così, proviamo a farla così. Però abbiamo avuto la fortuna di lavorare con cantanti vere, e questa canzone che andiamo a sentire è una cantante che si chiama Elle, che è molto molto brava, ed è venuto fuori questo proprio in fine 2019 e si chiama One More Time. Hello. We can make it in the shade, don't go. You've already blown my mind, I know. I just want you by my side, oh don't. We can make it last all night. Chasing daylight, meet you in another light. Chasing headlights, fire. Qui, come se fossimo proprio a 105 in da club in questo momento. Sono emozionato io. Veramente? Sì. Vedi, ci siamo un po' ispirati ai suoni deep che vanno in questo periodo, che sono andati in questi ultimi due anni. Tipo? Guarda, mi viene da ridere perché è veramente bello. Uno mi ha detto, hai fatto un disco stile Medusa. Ragazzi, Medusa è un gruppo, non è uno stile. Cioè, capisci, comunque quando uno fa una canzone di successo ti viene, hai fatto un disco stile Medusa. No, ma poi la cosa più bella... Ma non è uno stile. Non è solo quello. È che molti, quando poi un disco fa successo, ma succedeva già negli anni 70, 80 e anche negli 90, dice, l'ho passato prima io. E invece Andrea Belli è stato il primo a passare il disco dei Medusa, anche perché lui ha un fattore cronologico degli ultimi anni più lucido ovviamente rispetto a quello degli anni 90, quindi si ricorda quando ha ricevuto il promo dall'Inghilterra, non dall'Italia. Guarda, il primo play in assoluto l'ha fatto EDX in un suo mixato ad agosto. Agosto? Agosto 2018. Non 2019. Poi il pezzo è esploso nel 2019, ovviamente. Tutti che dicono, l'ho messo prima io. Ragazzi, ce l'abbiamo qui, eh. Hai avuto modo di intervistarli, Medusa? Li abbiamo intervistati, perché comunque fino all'anno scorso facevamo anche le interviste. Quest'anno In Da Club è ritornato invece a essere un programma, chiamiamolo strumentale, In The Mix, bravo. E quindi con Max Bondino, che saluto, ciao Max, che è stata il mio partner per 4 anni, abbiamo intervistato veramente il mondo. E abbiamo intervistato anche loro sotto il nome SDJM ancora, perché Medusa poi sono nati dopo. Dopo SDJM hanno ripreso quel pezzo dei Backstreet Boys, ricordiamoci. Come è nato invece il disco che ovviamente chiude il nostro appuntamento? Si chiama Rise Up. Allora, Rise Up è nata da una collaborazione con gli Aster Jacks, che è un gruppo romano, sono due DJ romani, e abbiamo fatto cantare appunto Chance. Rise Up Chance, l'abbiamo fatto cantare da una ragazza molto, molto possente. L'abbiamo un po' scurita, perché comunque Rise Up è sempre stato un pezzo ultra allegro. Siamo riusciti a farlo un pochettino più drittone, però spero che abbiamo mantenuto comunque alto il nome di loro, ecco. Rise Up, Andrea Belli, 2020 Production. I suoni nuovi. Ricordiamo quando va In Da Club. In Da Club è venerdì e sabato da mezzanotte alle 4. Sempre su Radio 105. È sempre allegro, però poi quando parte... Pensato per la pista, eh? Rise up.
qui ci sarebbe tipo il claim. Veramente una bella puntata. Mi fa piacere. Sei stato veramente un grande amicone e mi hai raccontato i tuoi anni come se ci conoscessimo da tempo. Beh, dai, questo vuol dire che mi sei simpatico. È bellissimo, cioè mi hai trasmesso prima di tutto, io ho chiuso gli occhi e mi sono immedesimato con te in studio, con i ragazzi a comporre, a fare... Cioè, è stato bello. Ma io lo sai che sono sempre dall'altra parte, quindi io parlo pochissimo, quindi... Sono stato anche un po' in difficoltà certe volte, però. Ma no, ma poi ragazzi, è una voce bellissima, radiofonica. Ragazzi, potrebbe fare lui 90 all'ora. No, no, non ce la faccio, non ce la faccio. Chissà, un giorno magari mi farei fare la costola 90 di Inda Club. Potremmo pensarla, in effetti, eh? È vero? Io anche lì, ma solo a guardare, a svuotare il cestino a fine serata, cioè non c'è problema. In the Club, il programma, quindi venerdì e sabato. Venerdì e sabato, mezzanotte 4. Poi ad agosto siamo in onda tutte le sere invece. Ad agosto. Presto. Bella puntata che potete poi riguardare su YouTube oppure poi sui social, quindi sul social Facebook e Instagram del Mr. DJ Andrea Belli o sul sottoscritto 90 all'ora, hashtag 90 all'ora. Da Peter è tutto. Da Andrea Belli anche, grazie di avermi ospitato. Beh, per noi è un grande onore. Io sono veramente contentissimo, emozionatissimo. Questo enorme studio qua, guarda, ci manca il pubblico. Hai visto che c'era il gobbo, leggevo, ho visto, tutto. Ho visto. Non è che tutto, cioè, tutto studiato. La qui. Prossima volta facciamo entrare un po' di ragazzi, intanto lo spazio c'è. Ecco, dai. Ecco, le 105ine in da cabine. Giusto, benissimo. Così abbiamo anche la clac, abbiamo le fan. Lo sai quando saluto cosa dico sempre io? No. Ciao mamma. Ah, ciao mamma anch'io allora. Ciao. Ciao a tutti.